Conferenza stampa di presentazione dell'accordo stipulato fra CGIL e CISL e UIL per interventi a favore dei disoccupati ed incentivi al lavoro. Riberto Neri, segretario della UIL. Allora, oggi presentate questo accordo stipulato tra tutti e tre i sindacati, quindi CGIL, CISL e UIL, con il Comune a sostegno dei disoccupati e per gli incentivi al lavoro. Un accordo importante nella sostanza, perché chiaramente dà un segnale di attenzione rivolto al mondo del lavoro, che è attraversato da una profonda crisi, come tutti sappiamo e come tutti i giornali quotidianamente evidenziano. Importante perché rappresenta anche una continuità in termini di strategia, in quanto non è il primo anno che abbiamo istituito il fondo a sostegno dei redditi per i lavoratori soggetti a crisi aziendale o espulsi dai processi produttivi, è la riproposizione di un accordo sperimentale che abbiamo già definito nell'anno precedente. Il dato importante è che rispetto alla precedente esperienza abbiamo risorse maggiori, significativamente maggiori, perché parliamo praticamente del doppio delle risorse destinate a questo tipo di intervento, per quello che riguarda il sostegno dei disoccupati, a cui si aggiungono i residui non utilizzati nell'anno precedente, che ammontano a 112.000 euro, quindi 400 più 112.000 significa un intervento pari a 512.000 euro solo a carico del bilancio 2010. In più abbiamo cercato di introdurre con altri 400.000 euro una formula che si può sintetizzare all'interno di quelle che sono le strategie delle politiche attive, che dovrebbe aiutare i disoccupati a trovare occasioni e opportunità di lavoro, incentivando appunto le assunzioni con dei criteri specifici definiti dal bando, che definiscono modalità di erogazione di contributi alle aziende che assumono lavoratori soggetti appunto a percorsi di crisi. Quindi il significato che diamo a questo accordo è assolutamente straordinario, perché abbina un intervento di carattere assistenziale con un intervento in termini di politica attiva. Quindi...